sapere che hai una famiglia e non riuscire più a mantenerla? Ti senti un fallito, e il sentirsi falliti nella vita è drammatico. È dura arrivare a un punto così basso. Faccio la tassista. Avevo voglia di dedicare il mio tempo libero agli altri. Vedi la provvidenza che c'è in questo paese, tante ma tante provvidenze, anche appoggio che verrà da chissà dove. Ma... della solidarietà, il Tione di Villafranca di Verona, che ha sede nella stazione di Villafranca, uno spazio sociale che è messo a disposizione dal comune. Non è aiuto assistenziale, ma vuole essere un accompagnamento della famiglia verso l'autonomia. Questo aiuto può durare per un periodo di tempo, è per questo che le famiglie hanno accesso all'emporio per un periodo di tempo reiterabile, e poi si cercherà di creare nuove opportunità anche per altre famiglie che si trovano in stato di immediato bisogno. La comunità dei Santi Apostoli di questa parrocchia ci ha interpellato per offrire gli spazi della parrocchia, rispondendo in qualche modo al bisogno che c'era, che era emerso per la realizzazione di questo emporio. Se ognuno di noi ha un talento, mettendolo in rete, viene una rete di talenti, che è quello che è il nome della nostra rete. È un gruppo molto nutrito di associazioni che da tempo si stanno interrogando su come ottimizzare le scarse risorse di cui disponiamo tutti quanti. Non ci rivolgiamo alle marginalità estreme, alle povertà estreme, ma alle persone che in questo momento, per varie circostanze, soprattutto dovute alla crisi economica che ormai è devastante, si trovano a perdere il lavoro, magari un mutuo sulle spalle, a cui non riescono a far fronte. Abbiamo pensato che la cosa più dignitosa fosse quella di offrire l'opportunità a queste persone di scegliere da uno scaffale ciò di cui loro realmente hanno bisogno, piuttosto che dare loro una borsa già confezionata. Il primo impatto non è facile. Il progetto di rete diventa un passo in più perché si affianca alle persone, propone un progetto di accompagnamento a queste famiglie in difficoltà. Mi hanno tirato fuori da una crisi di 6 mesi, una depressione più assurda, ma veramente depressione. Non mi muovevo più da casa, non mi alzavo più dal letto. Ho frequentato il liceo, mi sono diplomata quest'anno e sono qui come volontaria presso l'Emporio di Villafranca. Il mio compito principale è quello di seguire un po' la gestione del computer, quindi carico, scarico prodotti, scontrini, gestione dei punteggi e poi anche sistemare la merce sugli scaffali, controllare le scadenze e cose così. Allora, hai 177 punti, quindi ci stanno. Cerchiamo di aggregare le iniziative, il volontariato, di fare una rete di sostegno solidale. Stiamo avendo grandissimo appoggio dalla parrocchia dei Santi Apostoli, dove per il momento l'emporio è aperto, e questo ha un beneficio enorme sulla cittadinanza più prossima, quindi sui parrocchiani, sulle persone che vengono a contatto diretto. Stiamo acquisendo delle competenze, anche professionalità molto interessanti, molto utili. E i talenti messi in circolo si moltiplicano, non restano una cosa sepolta sotto la sabbia. E un giorno mi chiama, mi dice: guarda, mi fa, ci sarebbe la possibilità di dare una mano come volontariato. Ognuno di noi, per quanto piccolo, per quanto appunto magari bisognoso, a sua volta è in grado di dare agli altri, e questo lo tocchiamo tutti i giorni. Cioè, spiegare al figlio come l'hai fatto, hai preso il bancale, l'hai smistato, l'hai portato di qua, di là, è una gratifica immensa. Ci sono molti giovani che fanno volontariato. Penso sia importante per creare una sorta di, non so come dirlo, senso civile, senso sociale, cioè nel capire che c'è anche qualcun altro di diverso da me che può avere particolari necessità, particolari difficoltà.
no, non è una mano, ma un grande, no, aiuto, ma aiutone. Ho fatto intervento, c'è bisogno di tenere i bambini. Mio marito lavorava, non avendo zio, zia, nonna, nonni per i miei figli, provvedono sempre. Guarda, sono sempre lì, un gran spallone da appoggiarsi quando uno ha bisogno. È la persona che riesce a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Fare in modo che ognuno si senta incluso nella comunità, questo è importante appunto per fare rete e per essere una comunità ben unita, coinvolgendo proprio tutti dal primo all'ultimo. Si sente di farlo, pensi che io ho 4 nipoti, li ho allevati tutti e 4, però mi sono presa lo spazio per fare questo. Il proprio tempo è la cosa che più conta, penso, almeno secondo quello che posso dare io. Lo fa perché sono in pensione e ho buon tempo. Io vengo da America. E io sono canadese. Avevo voglia di dare una mano, di fare qualcosa di buono. Siamo mormoni, loro sono, alcuni di loro sono cattolici, alcuni sono atei. Non c'è una, come si dice in italiano, una divisione. Già dall'inizio della nostra vita comprendiamo questa importanza dello stare insieme, del creare gruppo e che insieme si possano ottenere risultati più alti, più grandi.